Il presidente del Mastro Giurato, Danilo Marfisi, si è dimesso dall'incarico che ricopriva dal 1999 in aperta polemica con la Regione Abruzzo, colpevole di erogare i contributi stabiliti con notevole ritardo. Il problema era stato già affrontato e contestato mesi fa all'Aurum a Pescara nel corso di un forum sulla cultura al quale avevano preso parte le associazioni culturali regionali. L'associazione Mastro Giurato attende oltre 100.000 euro di contributi già deliberati, ma non ancora arrivati. Mi dimetto, spiega Marfisi, attuale presidente onorario della Federazione Europea dei Giochi e Manifestazioni Storiche, al termine di una manifestazione chiusa con successo sul campo. Perché? Innanzitutto perché è andato tutto bene e quindi andarsene con una manifestazione alle spalle, appena conclusa, con grande successo, vuol dire andarsene con una vittoria conseguita sul campo e non una sconfitta, questo è importantissimo. La seconda cosa è che ho ringraziato tutti, come è giusto che fosse, ma adesso, come ho scritto, è momento di fermare questo treno in corsa e che le istituzioni capiscano le difficoltà serie e concrete in cui noi ci troviamo per i ritardi indescrivibili, i ritardi insopportabili, i ritardi che ormai ci offendono perché un anno e più per incassare un contributo del 2017 è una cosa assolutamente irreale. Bisogna che se ne faccia una ragione di questo e che si provveda al più presto. Le mie dimissioni non sono un abbandono di una nave, io sono molto appassionato di questa manifestazione. E se le cose cambiano e se il direttivo mi vuole, io sono pronto ad andare avanti per altri 50 anni se il Padre Eterno mi dà la salute, come spero. Ma il problema non è quello, il problema è che la politica, se da un lato non ha nessun obbligo di finanziare il Mastro Giurato come nessun'altra attività culturale, ha il dovere di deliberare in tempo utile, quindi in anticipo, i contributi da assegnare, se lo ritiene, e subito dopo la manifestazione, a rendicontazione avvenuta, procedere alla liquidazione. Credo che sia un fatto di sopravvivenza, tra l'altro lamentato da tutte le principali istituzioni culturali abruzzesi a Pescara. Quindi non è solo il Mastro Giurato che presenta questa cosa. Le mie dimissioni vogliono segnalare in maniera forte, potente, questo disagio, che non è più un disagio, ma è veramente una situazione di grande problematicità, per quanto riguarda l'associazione, per quanto riguarda coloro che ci stanno aspettando invece per i pagamenti, li voglio tranquillizzare perché come sempre noi una faccia pulita ce l'abbiamo, vogliamo andare a fronte alta ancora in giro per il corso di Lanciano e quindi onoreremo tutti gli impegni, in un modo o nell'altro tutti gli impegni assunti verranno rispettati. Chiediamo alla politica di fare altrettanto, ma soprattutto di farlo velocemente perché il tempo è scaduto.